Ben ritrovati, il nostro spazio è dedicato ai cittadini, diritti negati, insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, Bentrovati, bentrovati. avvocato. Allora, oggi parleremo un po' di bonus, no? Questi aiuti che sono importanti per molte persone. V'è da dire che insomma è tutto work in progress, no? Perché si aspettano le nuove misure del governo, però ci sono alcuni aiuti che possono essere richiesti da subito. Sì. Allora, iniziamo con il bonus pensioni. Sappiamo che spesso molte pensioni sono davvero minime e ci sono persone che fanno fatica, no, ad andare avanti con quelle pensioni che a stento raggiungono a volte anche 500-600 euro, considerando anche gli aumenti che ahi noi ci sono stati per quanto riguarda il carburante, i costi delle energie, l'aumento dei generi alimentari, beh, significa che arrivare a fine mese diventa un'impresa, vero avvocato? Sì, un'impresa ha ostacoli fra le Ecco. altre cose ed è vero, ne parlavamo la scorsa settimana, che per fine anno ci sarà un bonus per tutte queste pensioni sociali e di vecchiaia, Ne parliamo tra poco, naturalmente. avvocato, perché mi sa che Sì, abbiamo perfetto, già come la no? prima telefonata. Pronto? Perfetto. Buonasera, io dovrei fare una domanda all'avvocato. Certo, da dove ci chiama intanto? Intanto Da Di benvenuto. Benvenuto, Pignano. prego. Senti, l'altra sera si è presentato un signore alle ore 18-18:30 dicendo che doveva portare una raccomandata dell'acqua potabile. È possibile che uno viene a sera già buio a portare una raccomandata dell'acqua potabile? L'altra è, ho fatto una polosonografia a ottobre all'ospedale di Rogliano, ancora non posso avere l'esito. Sto telefonando e mi rimandano sempre, dice che non è pronta, non è pronta. Come devo fare? Allora, iniziamo da questa visita alle 18:30, un po' strano, avvocato. È un po' strano, Sì. naturalmente perché sicuramente si tratterà, anzi di sicuro, di qualche posta privata proprio Sì. che va a consegnare e quindi ha orari strani. Per cui non sono naturalmente atti giudiziari perché hanno orari ben precisi, non si tratta di visite fiscali perché hanno orari anch'essi ben precisi, per cui sicuramente è un servizio appaltato diciamo, dalla società, in questo caso Acque Potabili, che praticamente sta facendo a tappeto. Un recupero, diciamo, di somme che sicuramente, anche somme conguagliate. Fanno anche gli straordinari, quindi Non avvocato. è Cioè. che fanno gli straordinari, appaltano, quindi anche il servizio, di consegna di queste, bollette, di queste fatture di consumo. Per cui poi sono degli operatori privati che naturalmente sono sganciati, diciamo, da orari. Io non so se è Ecco. ancora in linea il nostro telespettatore, volevo chiedere se si è presentato come, insomma, l'addetto di una posta privata. È ancora in linea? Sì, sono in linea. Si è presentato come ha portato una raccomandata delle acque potabili. Sì, non sono raccomandate, sono quelle con ricevuta di ritorno, che però non è servizio di Poste Italiane, ma diciamo sono le acque potabili che hanno, in questo caso acque potabili, che hanno appaltato a queste. Voglio ricordarvi a proposito che la Calabria adesso è inondata da questa richiesta di pagamenti, che per quanto riguarda in questo caso il telespettatore Acque Potabili, ricordatevi che dal 1º gennaio 2020 è entrata la nuova prescrizione per quanto riguarda diciamo, tutto ciò che è somministrazione. L'acqua è un contratto di somministrazione e prima di questa pronuncia da parte dell'autorità garante sedente in Roma, la prescrizione per tutti i contratti di somministrazione, acqua, luce, gas, eccetera, eccetera, era 5 anni. Adesso è stata abbassata a 2 anni, per cui voi vi andate a leggere, se vi chiedono consumi,
che ci sono conguagli, ricordatevi che la prescrizione non è più 5 anni, ma biennale. E quindi, siccome ve l'hanno notificata a dicembre 2021, praticamente dovete, voi siete obbligati a pagare fino a dicembre 2019. Ecco, perfetto, questo quindi è quelle fine del 2018, dicembre. No? Ecco, perché è entrato in vigore dal 1 gennaio 2020 per l'acqua, anche a titolo di conguaglio, la prescrizione biennale. Perfetto. Per cui l'unica accortezza è questa, ecco, quando quindi vi arriva. Il dubbio del telespettatore, quindi, può essere, no, che la posta privata vada anche alle 6, 6:30 a consegnare. Sì, 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 ecco. Sì, sì. Quindi voi naturalmente potete anche far trovare la porta chiusa, vi lasceranno l'avviso. Poi certo. Vi diranno lì dove potete andarla a ritirare. Perfetto. Però quindi non è che uno bussa alla porta e quindi uno deve aprire per forza. Certo, quindi, anche diciamo, perché è un orario, insomma, è un orario insolito, diciamo, ecco, insolito, poi d'inverno è buio. Certo, eccetera, quindi eccetera. Potrebbe essere, però, se uno non si fida. Se uno non si fida, non apre, lasceranno l'avviso e poi uno va negli certo. orari più consoni ad andarla a ritirare. E quindi significa, diciamo, ricordiamoci che per l'acqua dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la prescrizione biennale al posto della quinquennale. Perfetto. L'altra domanda invece era... l'altra domanda, naturalmente anche qui siamo in questo caso in sede di ritardi inaccettabili. Quindi da ottobre, il pubblico, se non... no, ma questo per quale motivo? Gli esami invasivi che servono alla diagnosi, lo abbiamo ricordato più volte, è inaccettabile la lista di attesa, perché l'esame diagnostico invasivo significa che vi è urgenza, per cui già le liste d'attesa di mesi e mesi, lo abbiamo certo. detto più volte, non sono ammissibili e c'è sempre la possibilità di ricorrere al giudice. In questo caso è il risultato che non arriva. Il risultato è la stessa cosa, il risultato c'è sicuramente, fa parte dell'ASP, l'ufficio relazioni con il pubblico, si può sollecitare, se no si va a un'associazione di consumatori e si fa una diffida per iscritto, perché gli esami diagnostici, soprattutto certo. il risultato deve essere consegnato subito. In tempi congrui, perché in tempi congrui, perché serve... diciamo, ecco, poi per eventualmente certo. approntare una terapia, per cui tutte queste cose devono essere subitanee. Ecco. Quindi al nostro telespettatore consigliamo di farsi aiutare da un'associazione certo, di consumatori certo. in maniera gratuita, vero sì, avvocato? Sì, in maniera ecco, gratuita, perché noi dobbiamo sottolineare sì, anche certo, questo, ma perché, certo, quindi una qualsiasi associazione di consumatori sul territorio può aiutare, no, anche in questi casi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Eccoci, da dove ci chiama? Da Pizzo. Benvenuto intanto, prego. Grazie, per voi. Prego. Niente, io chiamo sempre per la questione della pensione di mia moglie. Io ho mandato via WhatsApp tutta la risposta sì. che mi ha dato l'Inps. Sì, 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 sì. L'avvocato ha ricevuto tutto, il signor Giuseppe, vero? Noi non dimentichiamo. Sì, sì, sì. Ecco, sì, l'avvocato aveva... già dato una risposta settimana scorsa, credo, avvocato, 2 settimane sì. fa. Lei ha rinviato altra documentazione, se non sbaglio, esatto, su, sì. sul numero di WhatsApp. E quindi avevamo già detto che non è la risposta che ha dato l'INPS, ma l'INPS che cosa per l'erogazione ai 67 anni chiedeva praticamente il requisito del contributivo dei 20 anni, però, e quindi ai 20 anni la signora è compiuto i 67 anni di età, per cui poteva andare con la pensione, questa sì. qui, sociale, quella che accede. Certo. Ecco, accede. L'ulteriore requisito che però vuole l'INPS al fine di erogare a 67 anni,
che è praticamente avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, che per il 2021 devono superare la cifra lorda di 690,42 euro. Che cosa significa? Che dai calcoli che ha fatto l'INPS, la signora ha 67 anni, nonostante i 20 anni di contributi, non aveva e non ha nemmeno nel 2021, non percepisce una somma pari o superiore a 690,42 euro, per cui quello è il requisito. La signora ha superato i 70 anni, se non Adesso, sbaglio. ecco perché hanno detto a 71 anni a forza gliela dobbiamo dare. È praticamente il requisito per averla a 67 anni con i 20 anni di contributi è che abbia maturato una pensione di almeno 690,42 euro per l'anno 2021. In base a che cosa si calcola? In base all'entità dei contributi. Per Quindi non c'erano cui contributi il signore, sufficienti, sì, quindi. per cui il signore praticamente. Molto probabilmente, anzi, la moglie non ha maturato 20 anni di contributi, sono 20 anni di contributi, però questi contributi che rateo pensionistico hanno maturato? L'entità dei contributi è, Sì. perché se uno versa alle casse 500 euro al mese, avrà dopo 20 anni, Certo. raggiunta l'età anagrafica, tot di pensione. Se ne versa 1.000 al mese, 1.500 al mese, ne avrà di tutt'altra, Certo, quindi diciamo, la tutt'altro in signora che moto. Per adesso ha superato i cui 70 l'unico. anni. Sì, è vero che aveva 20 anni di contributi, però questi 20 anni di contributi non erano praticamente sufficienti, perché qui avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, che per il 2021 è 690,42. Quindi i contributi versati dalla signora non raggiungono i Questo. 690,42, per cui non è andata in pensione a 67 anni, non ci va quest'anno e a 71 anni a forza con quello che prende, perché ce l'aveva mandato, Sì, sì, sono sì. 5 qualcosa, 5,90, ricordo che aveva mandato qualcosa il telespettatore, ed ecco per quale Quindi ci andrà in motivo. pensione la signora, quindi dovrà aspettare ancora un altro Esatto, anno. ma il motivo non è perché l'età anagrafica, no, No, il motivo è l'ulteriore quanto è stato requisito, che è versato, vero che insomma. sono 20 anni di contributi, però questi anni di contributi non hanno maturato prima e nemmeno nel 2021 i 640 euro che vuole la norma, 690,42. Se avesse versato contributi che Potevano avessero raggiungere. prodotto questo ratio pensionistico, a 67 anni sarebbe andata in pensione, Quindi. non li ha raggiunti e quindi a 71 anni ci deve andare per forza. Va bene, signor Giuseppe, speriamo di essere stati chiari, quindi se ci sono chiaramente altri dubbi, noi siamo sempre qui. Grazie comunque per averci chiamato e per la fiducia. Non so se ancora abbiamo il signor Giuseppe, abbiamo un'altra telefonata? Pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Chiamo da Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Sentite, vorrei fare una domanda all'avvocato. Certo, è qui. Eccolo l'avvocato. Buonasera, Buonasera. buonasera avvocato. Sentite, vorrei sapere la mia posizione riguardo alla pensione che devo percepire, che ho 66 anni e mezzo. Ora, Sei io tre. sono un cardiopatico e ho una pensione di 290 euro al mese. Quindi, Ora, e ho 13 anni di contributi. chiedo scusa, Ora quanti anni vorrei ha? 6,3 sapere. o 6,6? Che non abbiamo capito bene. L'età. 66 anni e mezzo. 66 e mezzo? Sì, ora Ok. vorrei sapere, il mio quesito è Sì. quando
io arriverò a 67 anni e devo percepire la pensione sociale. Certo. Ora, questa pensione di invalidità verrà accumulata con quella sociale? No, credo. Verrà sostituita. Viene sostituita. E quei 13 anni di contributi io li perderò? Sì. Non sono validi? Non vi danno assolutamente... Questo un minimo, per quale motivo? Quindi... No. Allora, con 5 anni di contributi ve ne andate a 71 anni, per cui non è il caso vostro. Per avere la base minima sono 20 anni di contributi, indipendentemente, diciamo, dal. Okay, devono essere 20 almeno. Devono essere 20. Mentre invece voi ve ne andate nel 2020. Se, allora, qui ci sono. E le tabelle fino al 2022, che sia 2021 che 2022, ve ne andate a 67 anni. Ok, quindi... Sì. Quindi fra 4 anni è praticamente... quasi 67 anni. Se quanto non... avete voi? 60? Quasi 67, mancano 6 mesi a 67, giusto? Sì, sì, okay. Ma a 67 mancano 6 mesi. Oh, okay. E quindi potete già recarvi presso un patronato e, diciamo, ci sono una domandina che dovete fare, ve la fanno loro online, per cui, diciamo, questa è sostitutiva dell'invalidità, perché ve ne andate in pensione, e poi, se non ci sono, diciamo, speriamo di no, altri... Ma scusate, la pensione di invalidità, avvocato, non verrà accumulata con quella sociale? No, non c'entra. Non c'entra. E quei 13 anni di contributi che ho fatto verranno aboliti, non contano niente. Esatto, perfetto. Ah, ho capito. In poche parole è questo, cioè una pensione contributiva, quindi che vi fate tutta la carriera lavorativa e ve la fate con i contributi, per cui ve ne andate in pensione contributiva. Se non avete 20 anni di contributi versati, non parliamo di contributiva, parliamo di altro, come nel caso vostro. Per cui è vero quello che dite, però purtroppo poi i contributi che non si raggiunge, praticamente è come se fossero persi. Molte volte, infatti, uno, in base ai contributi che ha, conviene spesso che se prende la pensione di vecchiaia, quindi ci sono più soldi, la pensione sociale e non quella contributiva, perché se uno non ha raggiunto o i contributi versati sono di entità non molto elevata, è praticamente... Se dovesse andare col contributivo, praticamente prenderebbe 200 euro, conviene che se ne va con la pensione, ecco, proprio non va la pensione proprio sociale la è più o meno l'importo, avvocato, quanto? No, io pensavo, 5,40 e quei 13 anni, io pensavo che quei 13 anni di contributi venivano conteggiati e nella pensione sociale. No, invece io li perdo allora. La pensione sociale è una provvidenza che infatti viene data a chi non ha contributi o non raggiunge proprio il minimo contributivo. Comunque lei può andare già da subito a un patronato, sì, perché manca poco davvero per avere la pensione sociale, quindi insomma espone anche al patronato, poi bisogna vedere il tipo di lavoro che ha fatto. Sì, tutto quanto, da quello che mi ha detto il telespettatore, questo è. Poi naturalmente si va, ma i contributi sono 13 anni, per cui non andrete difficile naturalmente in contributivo, questo è ovvio, quindi non... Quindi può fare subito la domanda per passare alla pensione sociale, che sicuramente è maggiore della pensione di invalidità. E poi sempre, una volta, purtroppo ci sono... c'è un po' di confusione, vi dico subito perché... Si sono accavallate un po' di leggi, soprattutto prima della pandemia naturalmente, che ancora sono in vigore. Una volta che andate al patronato, data la vostra situazione, verificati i redditi, se avete altre voci di reddito,
se non vi convenga più la pensione di cittadinanza che non la pensione di vecchiaia, perché dovete andare a considerare anche questo. E questo perché ve lo dico? Perché purtroppo in tale materia, cioè da una situazione emergenziale temporanea, praticamente si sono accavallate delle norme che sono diventate definitive. Okay. Per cui fatemi fare due calcoli dal patronato, perché magari è più conveniente economicamente accedere alla pensione di cittadinanza e non alla pensione. Purtroppo certo. Questa no, è la situazione che si è creata. Perché io come reddito non ce n'ho, c'ho il modello ISEE che non supera i 3.000 euro. Sì, sì, certo, io perciò vi sto dando un consiglio, perché vi ripeto, come la pensione, se uno ha pochi contributi, non ci pensasse proprio, o se ha più di 20 anni di contributi, ma sono contributi pochi come entità, certo, conviene più la pensione sociale che non quella contributiva. Allo stesso modo, andando a vedere tutto quanto, andatevi a fare una parametrazione, che purtroppo niente per niente è più conveniente la pensione di cittadinanza che quella ordinaria. Ecco, certo, che questi sono calcoli che si fanno però questo è, diciamo, certo, si sono accavallati purtroppo in questa, o la chiamiamo pensione di cittadinanza o la chiamiamo pensione, sempre quello è, certo, cioè sempre arrivano soldi, bisogna andare a vedere la misura migliorativa economicamente, per cui questa è una parametrazione che ve la fate al sindacato, vi fate dire scegliendo una strada quale conviene di più, se conviene di più quella sociale oppure quella di cittadinanza. Perfetto, quindi insomma tanto lei deve fare la richiesta, comunque deve andare al patronato. Quindi deve fare la richiesta, sicuramente sono tutti gentilissimi, insomma gli operatori dei patronati della nostra regione. Sì, si vedono i requisiti che ci sono di reddito, ecco, soprattutto. Ecco. Se nel nucleo familiare siete da solo oppure... Quindi sono tutte cose... No, sono con la moglie. Che percepisce reddito? No. Il nostro reddito totale nel modello ISE è di... circa 3.000 euro. E vi conviene la pensione di cittadinanza, ve lo sto già dicendo, perché la pensione di cittadinanza risente del nucleo familiare, quell'altra no. Quindi a parità di reddito bassissimo, no? Conviene, forse. Ve lo dico già da adesso. Poi comunque se riesce ad andare ad un patronato, insomma sicuramente... Poi ci faccia sapere, ma comunque questo, perché portate anche, naturalmente ve lo chiederanno, la composizione del nucleo, perché più sono i componenti del nucleo familiare senza reddito, aumenta la pensione di cittadinanza, ciò che non avviene per quanto riguarda la pensione sociale, ecco. Certo. Quindi tutto chiaro, basta. Va bene, la ringrazio. Grazie, vi saluto. Grazie a lei, noi siamo sempre qui ogni giovedì in diretta, poi ci faccia sapere, ci piace anche seguire. No? Ma certo, come l'evoluzione e l'applicazione di questa contorta materia pensionistica. Infatti, poi magari nelle prossime settimane avremo ospiti anche responsabili dei patronati del territorio, quindi approfondiremo anche con loro questa tematica. Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Dalla provincia di Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Senta, io ho 57 anni. Sì. Ho incominciato a lavorare nell'80, sì. Adesso ho dei contributi collegati all'età 1746 e quelli dell'alternativa all'età sono 2094. Sì. Quando è che potrei fare domanda per andare in pensione? Punto. No, prima cosa di tutto dovete andare a vedere, perché mi sembra che entro fine anno... Voi quanti... No, mi sa tanto che non ce la fate nemmeno con l'età. È 57 anni. A quota 100 nemmeno, non ce la fate nemmeno lì. Per cui, siccome dall'ultima finestra, mi sembra che sia il 31-12-2021... Per quota 100 poi si passerà... Per quota 100,
per cui poi riprende la legge Fornero. Poi si avrà 100, quota 101, 102, tranne modifiche, per cui non è quanto avete versato quando ve ne potrete andare in pensione. Bisogna andare a vedere quando ve ne faranno andare in pensione. Certo, poi bisogna sempre vedere il tipo di lavoro. Perché bisogna lavoro, vedere se è un lavoro contratto usurante, collettivo, però eccetera. Siete troppo giovane, benché avete moltissimi anni di contribuzione. Anche per voi, recatevi a un patronato, semplicemente perché vedono la vostra posizione. E il tipo di lavoro, anche perché è importante. Sì, contributiva, ecco. Perché vanno a vedere anche la qualità dei contributi che avete versato. Tenete presente che per molti tipi di lavoro e di contrattazione nazionale vi è la possibilità di andare in pensione prima con un piccolo decremento dell'importo pensionistico, però guadagnate anni, cioè ve ne andate prima. Però lì sono tutti quanti calcoli che vi dovete fare veramente alla centesima, andare a vedere. Io ho la possibilità, potrete avere la possibilità di andare qualche anno prima con un decremento sul rateo pensionistico. Però andatevi, ve lo dovete fare bene i calcoli, perché altrimenti nella normalità dei casi poi le finestre sono... Certo. Non penso più che ci sarà una quota 100, mo c'è 102, però... Sì, scivolerà sempre verso la legge Fornero, come diceva lei, modifiche. Perché insomma c'è anche questa... Salvo che l'INPS abbia ancora soldi per pagare le pensioni sempre. Beh, infatti, poi insomma ci sono anche i sindacati, insomma, che stanno, ci sono le interlocuzioni. Interlocuzioni, però diciamo dobbiamo andare a vedere. Per la posizione vostra dovete andare al sindacato, posizione pensionistica, vedono qualità e entità dei contributi che avete versato e vi dicono ad oggi quali sono le possibili finestre per potervene andare in pensione previa domanda. Perfetto, intanto noi ci dobbiamo fermare pochi istanti, devo dare la linea alla regia, torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, allora avvocato, concludiamo il bonus pensione, perché ho visto che molte telefonate oggi riguardano proprio questa, sì, riguardano le pensioni. Abbiamo un'altra telefonata, perfetto. Ne parleremo tra poco. Pronto? È pronto, buonasera. Volevo sapere dal dottor Rodrigheri. Sì. Noi lavoratori dipendenti, sì, che abbiamo assunzione, busta paga, cosa cambierà con l'assegno familiare da gennaio del 2022? Perché leggo che non si chiameranno più assegni familiari, assegno ponte, assegno unico. Assegno unico. E prenderemo pure noi quando prendono quelle del reddito di cittadinanza, 180 euro a figlio, oppure no? No, sono delle cose separate. Allora, l'assegno unico va, diciamo, a sostituire tutte le altre forme di sostegno alla famiglia, per cui verrà dato, a secondo del tipo di lavoro, eccetera, eccetera, circa 150 euro a figlio, con le dovute, diciamo, differenze per quanto riguarda il tipo di lavoro, di reddito. Ci sono un po' di calcoli, un po' di equazioni da fare, che però vanno in automatico. Chi ha reddito di cittadinanza le percepisce in automatico e naturalmente tutti gli altri bonus in vigore vengono percepiti automaticamente. Quindi il dipendente invece è tutta un'altra storia, cioè non c'entra niente. Quindi non che non c'entra niente che in senso svalutativo, però diciamo c'è più questa, diciamo, legislazione premiale per chi è a reddito di cittadinanza. Perfetto. E quindi conviene farci licenziare. Allora, questa, come dico sempre, l'applicazione delle leggi dello Stato è questa. Cioè ci sono queste forme di assistenza, come la vogliamo chiamare, sono tutte emanazioni legislative. Vengono decisi stanziamenti di soldi per questo motivo, per cui questo è. Quindi non lo so quello che è più conveniente. Però purtroppo questo...
detto è, la norma di legge dice questo, ci sono queste forme di, come i bonus acqua, bonus elettrici. Però insomma sul naturalmente, reddito di cittadinanza prossima settimana parleremo. Ne parleremo perché abbiamo i nostri consulenti. Abbiamo quindi i nostri consulenti perché ci sono anche delle modifiche. Ci sono delle modifiche per cui ne parleremo più approfonditamente, certo, proprio perché delle dinamiche. Ecco, non dimentichiamo che la ratio della norma era quello di sostenere le persone temporaneamente, in attesa di trovare. Il reddito di cittadinanza è nato come misura, diciamo, emergenziale, nel senso che doveva durare poco, certo, in attesa di collocare al lavoro queste persone. Poi insomma diciamo c'è stata che la pandemia. Diciamo che è diventata una misura. Però allo studio del governo credo ci siano anche dei correttivi. Ci sono dei correttivi che stanno. Vedremo, poi ne parleremo meglio prossima settimana. No. Anche se capisco, no, il malcontento di chi lavora e magari non guadagna tantissimo, si alza la mattina per andare a lavorare, guadagna meno, prende meno, poi alla fine di una persona che sta a casa con il reddito di cittadinanza. Certo. Ci sono queste anomalie, chiamiamole così. Sì, è diventata una misura proprio strutturale, ecco, per cui è ovvio che poi ecco, crea un po' di conflitti, di, ecco, e quindi questo si dovrebbe chiaramente evitare, quindi bisognerebbe ritornare alla ratio principale, no, della misura, cioè accompagnare verso al lavoro. Al lavoro. Naturalmente una sorta di welfare, certo, che è inclusivo verso il basso e restrittivo verso l'alto, per cui le grosse rendite, le grosse pensioni, i grossi stipendi, quelli dovrebbero essere, certo, per un principio di solidarietà, dovrebbero essere un tetto, ecco, dovrebbe infatti essere messo. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Abbiamo la telefonata? Sì, sì. Eccoci. Sono in linea. Da dove ci chiama? Allora, mi chiamo da Cosenza, mi chiamo Donatella. Benvenuta, prego. Sì, allora io volevo chiedere al dottore, io sono percettore di reddito di cittadinanza. Sì. A marzo mi scadono i 3 anni. Volevo sapere che cosa succede dopo. Niente, niente, rifate la domanda, recatevi prima, molto probabilmente avrete un mese che non vi viene corrisposto il reddito di cittadinanza, ma avrete il REM, il reddito di emergenza, quindi che vi va a coprire quel mese. La misura del reddito di cittadinanza è rotativa, per cui funziona. 18 mesi sono passati, siamo nei secondi 18 mesi, poi ci saranno, è rotativa, per cui non vi preoccupate che vi scade a marzo e rimanete senza, diciamo, reddito. Voi vi recate il mese prima, comunque, perché dovete rifare la domanda, questo qui, per riconfermare reddito, eccetera, eccetera, e praticamente, come capita in automatico per il disbrigo delle pratiche, praticamente un mese non lo percepirete. In quel mese interviene il REM, reddito di emergenza, che vi va a coprire quel mese che rimanete senza reddito di cittadinanza. Per cui, se questa era la vostra preoccupazione, non ne dovete avere. Recatevi un mese prima al patronato, in modo che inoltrate la domanda. Va bene. Va bene. Ho capito, grazie mille. Niente, grazie, niente. Grazie a lei, signora. Allora, abbiamo un po' di domande che ci arrivano anche sul nostro numero WhatsApp. Allora, c'è una signora che chiede un chiarimento, ci dice che è separata da 14 anni, in fase di separazione non ha voluto il mantenimento in quanto il marito era nullatenente. Chiede, a 67 anni posso chiedere pensione sociale? Credo sia, se non ha avuto nulla dal marito, quindi nulla ma osta. Allora, se voi in sede di separazione non vi è stata assegnata nessuna somma di mantenimento, quindi non avete mai avuto reddito, per cui certamente voi non avete reddito. Quindi, perché, ecco, perché fiscalmente, se vi era stato in sede di separazione o in sede di divorzio assegnato un assegno divorzile, indipendentemente dalla percezione, vi faceva reddito, mentre invece
niente vi era stato assegnato e quindi certamente dovete recarvi a un patronato e farvi espletare le pratiche per andare a verificare quando è che potete andare, con che somma, presso il... Però vedete che avete 67 anni, anche a voi lo dico, e andate a un patronato perché siete in età di pensione di cittadinanza, insomma. Quindi bisogna fare un po' di calcolo. E poi non è possibile che a 67 anni non avete reddito, per cui quindi non lo so se ha già, forse lei chiede quando avrà 67 anni. Ah, quando avrete, certamente, ecco, quindi certamente, certamente potrete andare e chiedere la pensione sociale. Perfetto, intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Chiamo la provincia di Reggio Calabria. Benvenuto, prego. Volevo chiedere all'avvocato. Sì. Mia moglie lavorava nelle scuole. Sì. A 66 anni. 6-6. Ho richiesta e ho ottenuto di andare in pensione anticipata con l'opzione Ape Donna. Con l'Ape Donna. Perfetto, sì. E dal 1 settembre gli hanno assegnato un assegno di 800 euro. Sì. È normale. Guardate. Cioè lei percepiva 1300 euro. Sì. Lei da quanti anni? Da quanti anni lavorava? Sì, l'Ape Social, ricorda, l'Ape normale è andata vostra moglie, non l'Ape Social che è quella gratuita a carico dello Stato. È andata prima è un po' di meno sulla pensione se lo ritrova. Ma sono 500 euro, non è... Allora, non è mai, perché guardate, solitamente è l'80% quello che si prende di pensione rispetto allo stipendio. E non stipendio. È nemmeno l'80%. Prende meno dell'80%. Sì, normalmente, però bisogna andare a vedere contributi, cioè bisogna andare a vedere un po' di parametri. 30 anni di contributi. Della storia contributiva di vostra moglie. Con l'occasione, se ritenete che vi sia, come nel caso di specie, che praticamente le hanno decurtato qualcosa in più del dovuto, il patronato vi fa la ricostruzione contributiva, perché bisogna andare a vedere, come spesso accade, che tutti i periodi contributivi non sono stati caricati, ma quello è un problema che si risolve. Per cui è vero che ha avuto l'assunzione 30 anni fa, però bisogna andare a vedere l'ente previdenziale quanti contributi si trova, per cui si chiama ricostruzione pensionistico dei periodi contributivi. A tal proposito vi suggerisco che vostra moglie, se ha, ricordo no, però diciamo presso il datore di lavoro lo può prendere, devono essere conteggiati tutti i periodi, perché è premiale, tutti i periodi di malattia, perché si sommano e quindi sono premiali rispetto diciamo alla posizione della signora. Quindi fatevi fare anche questo, il patronato lo sa meglio di come ve lo sto spiegando, certo, io, se uno ha dei però dubbi, tutta la ricostruzione avviene anche conteggiando tutti i periodi di malattia. Solitamente la ricostruzione con il conteggio, la sommatoria dei periodi di malattia serve a che cosa? Ad andare prima in pensione, per cui si può avere che praticamente quasi 3 anni prima si può andare se si raggiunge un certo numero di periodi di malattia che il dipendente ha usufruito. Serve proprio a questo. Perfetto. Però dal momento che ci siete vi ricostruiscono tutto quanto e vi dicono sì, percepisce quello che la legge stabilisce, no, c'è un errore e quindi quello facilmente, diciamo, si, certo, sana. Va bene, grazie per aver telefonato. Avvocato, intanto chiudiamo sul bonus pensioni, come bisogna ottenerlo, a chi spetta? Allora, il bonus pensioni, stavamo dicendo, è vero che per Natale ci sarà un incremento che può arrivare fino a 150 euro come bonus sulla pensione.
Giovedì avremo proprio la tabella, giovedì prossimo, perché spetta per dicembre, viene erogata e vi sapremo dire anche perché escono dall'INPS, quindi in questa Sì. settimana, e quindi per giovedì li avremo. E praticamente è un automatismo, Ah, perfetto, però lo nessuna diremo. domanda, quindi. Sempre che molto spesso capita che nei milioni di erogazioni che fanno, naturalmente bisogna poi andare a fare la domanda, cioè nel senso mi spetta tot, non mi è stato accreditato, Ah, ecco, per cui dovrebbe, questo in lo teoria diremo. dovrebbe essere in Allora, il automatico. bonus esiste, c'è e verrà corrisposto, per cui Quindi. vi sapremo dire esattamente quello che vi verrà Quindi corrisposto a aspettiamo. dicembre, giovedì, perché escono le tabelle praticamente proprio pensione per pensione ed entità, se Perfetto. coniugato o single, e quindi che variano le somme e variano anche il reddito, se uno è single o uno è coniugato. Quindi Quindi aspettiamo ancora 7 giorni, quindi così sapremo, settimana prossima avremo le siamo qua, tabelle. come Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? E chiamo da Briatico, dottoressa. Senta, Benvenuta. volevo chiedere una cosa all'avvocato e Ciao. dopo la sento per televisione, sono col telefono, non ci capisco niente. Grazie, Volevo grazie. dire questo, il 29 di questo mese mio fratello ha mandato a casa, la casa a fuoco, è stata dichiarata ineleggibile, lui è un malato, non si è reso conto, non so quello che è successo, poi sono venuti i pompieri, hanno spento il tutto, lui adesso si trova in ospedale, volevo sapere se rischiamo. Dobbiamo pagare i danni all'Istituto delle Case Popolari perché loro non hanno mai preso conto delle case popolari. Io l'affitto l'ho sempre pagato, fino a tutto dicembre era già stato pagato e adesso la casa è dichiarata inagibile e volevo sapere che cosa rischia mio fratello, visto che è un invalido e praticamente diciamo che io sono la sorella, però non ho tutele su di lui, non ho niente, io come umanità sono sempre andata, questo l'ho riferito pure ai carabinieri, e quella che c'aveva la legge 104 era un'altra mia sorella che si trovava a Milano. Basta. E adesso chiudo e lei mi dà la risposta per Sì. Grazie, telefono, per televisione, così la sento meglio. Grazie. grazie Mi a dica lei. questo. Sì, io credo siano state Grazie, cause grazie. accidentali, signora. Sì, Sì. vabbè. Allora, cause accidentali naturalmente non ne risponde, bisogna andare a vedere, però questo sicuramente ci sono stati, sono intervenuti i pompieri, i quali faranno i rilievi, per cui poi andranno a vedere se praticamente c'è stato, se è doloso lo escludo Non credo proprio. naturalmente, vanno a vedere quelle che sono le cause, ma non tanto per quanto riguarda l'appartamento, perché l'appartamento poi si riduce a poco, diciamo il danno a parte mobili, cose eccetera eccetera, quanto se diciamo questo impatto di calore ha potuto creare danni alla struttura e quant'altro. Poi lì è un po' più complicata e va seguita perché, diciamo, poi ci sono danni ad altre unità immobiliari e lì praticamente poi bisogna andare a vedere, ecco, diciamo, fra L'assegno virgolette, responsabilità. Stiamo parlando di una persona inabile che sicuramente non ha nessuna. Non avrà avuto nessuna azione che ha potuto favorire l'evento incendio. Poi bisogna andare a capire bene che cosa, ma i pompieri avranno fatto i loro rilievi e quindi sapranno anche dire il perché, ecco, si è avuto Intanto tanta questo. solidarietà alla signora Ma certo, perché è anche al. perché il problema è dopo che la persona inabile esce Certo. dall'ospedale, che naturalmente Avrà non bisogno di avrà avere. dove, ecco, collocarsi, che Quindi. però lì in questo caso dovrebbe intervenire il comune I per servizi tutte queste, i sociali servizi sociali, perché. sì, ma l'abitazione poi dovrebbe fornirla, cioè l'ente pubblico, diciamo. È chiaro perché poi questa persona ha bisogno di assistenza Di assistenza, probabilmente. perché comunque prima c'era un luogo fisico, adesso è incendiato, non penso che sia, Quindi diciamo, insomma, per più quanto riguarda i agibile. danni, in teoria, insomma, non In teoria no, dovrebbero. però ecco, sempre bisogna aspettare perché l'incendio, diciamo, è sempre fonte,
sicuramente di preoccupazione, ma fanno i rilievi proprio per questo motivo, perché non è che si incendi un divano, se prende più parti bisogna andare a vedere la preoccupazione e quella se ha inciso l'incendio sulle strutture e quindi creato danni al fabbricato o ad altri proprietari, ma se l'evento incendio e su pellettili eccetera eccetera, ovviamente non c'è nessuna fonte di responsabilità verso terzi, né tantomeno nei confronti del proprietario, perché non è certo la pittura che... Certo. Ecco. Allora, un abbraccio alla signora, perché ci chiama spesso, riconosco io poi le voci, avvocato, anche lei, davvero un abbraccio alla signora, tanta solidarietà. Noi siamo sempre qui, signora, se vuole intervenire ancora, noi siamo ogni giovedì in diretta. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera, signora Isabella. Buonasera, siamo da dove Montalto. Da Montalto, benvenuto intanto. So che l'audio del telefono si sente poco, E avvicinatevi di più alla cornetta. Sono al telefonino. Dal telefonino non sente l'audio dal telefonino? Non sente bene. Allora lo segnaliamo, vediamo se è una questione anche di zona, di connessione. Io le dovrei fare due domande all'avvocato. Prego. Che è un avvocato bravissimo, le faccio i complimenti. Non mi fate domande difficili però, perché altrimenti poi... Allora, siccome un mese fa mi suicida una casa in campagna. Pronto? Sì, ha una casa in campagna. Un mese fa cosa è successo? Poi è venuto uno della tecnico case con l'agenzia. È venuto, ci ha fatto fermare delle carte. Poi non sono passate nemmeno una settimana. È venuto un cliente che volevo acquistare privata. La tecnico casa, ci ha detto mia moglie e mia suocera, che né la possiamo vendere, né la possiamo, che ci deve essere un tempo determinato. Avete firmato un contratto, sì. Le pratiche. Avete firmato un contratto, avete dato in esclusiva, no? Sì, hanno firmato delle carte. Sì, c'è un contratto, è vero avvocato, credo di aver capito questo, c'è un contratto di esclusiva per quanto riguarda la vendita, quindi se viene un privato che vuole acquistare direttamente dal proprietario, se non trascorre, no, questo periodo di tempo, non so per quanto tempo avete affidato l'incarico. 6 mesi solitamente. Se non trascorre questo tempo non si può fare nulla, perché c'è un contratto. Sì, bisogna sempre leggere la contrattualistica, sì. Perché l'esclusiva... Cioè, ditemi. Sì, no, diceva l'avvocato, bisogna leggere il contratto. Un'altra domanda per me personalmente. Non ho capito. Cosa... Fatela la domanda. Allora, io il 5 dicembre, se ti vuole, compio 60 anni, però c'ho problemi di asma e non 6-0. Posso lavorare. Che devo fare per andare in pensione? Voi avete 6-0. 60 anni, non 7-0, giusto? No, vado in 60 anni. 60. 7-0. 60. Ah, 6-0. Sì. 6-0, quindi vorrebbe andare prima in pensione perché ha questi problemi di asma. Ok? Sì. Quindi sono certificati, c'è una sorta di... Allora, come contributi non ce n'ho molte, però... Qualche cosa ce l'ho, però diciamo ho documenti di malattia, di cose. Allora. Guardate, siete troppo giovane, vi voglio dire, poi bisogna andare a vedere il tipo di lavoro, se avete incominciato a lavorare quando eravate minore, se fate dei lavori che sono naturalmente molto gravosi, usuranti, eccetera, eccetera, per cui ci sono tante dinamiche. Se avete delle patologie, ovviamente ve le dovete far accertare, andate dal medico di famiglia e vi fa la domanda online presso la prima commissione medica dell'INPS per vedere che tipo di invalidità. Se avete un'inabilità specifica al lavoro, per cui ci sono delle forme di previdenza che vi possono venire incontro,
però sono tutte evenienze, requisiti che bisogna andare a vedere molto bene. Per cui prima di parlarne con un avvocato, parlatene con il vostro medico, perché il vostro medico vi sa dire se avete patologie tali da non poter continuare l'attività lavorativa e quindi essere utilmente collocato al lavoro. Però ecco, non è così semplice che uno a 60 anni ha problemi di asma se ne va in pensione, ovviamente no. Se non si raggiungono, diciamo, percentuali invalidanti che praticamente non consentono la continuazione dell'attività lavorativa. Per cui parlatene prima Sempre il con il vostro patronato. medico oppure al patronato, che ha anche loro, hanno i medici del patronato che praticamente vi sapranno fare una valutazione. Ecco, però non potete prescindere da questo, Prima deve essere accertata la patologia e la patologia, a secondo del grado, dell'entità, della qualità della patologia, vi sono poi dei rimedi di legge e anche diciamo, la previdenza serve proprio a questo. Ci sono chi non può più lavorare, eccetera, eccetera, ha delle forme di assistenza che poi vengono sostituite dalla pensione. Perfetto, intanto devo dare la linea alla regia, pochi istanti e torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, ci sono un po' di domande anche sul nostro WhatsApp, intanto ritorna il contributo fitto casa, nel senso che ritornano le domande sul contributo fitto casa, ci scrivono aspetto il 2017-2018, ci sono novità, insomma questo è il contributo fitto casa. Naturalmente non ci sono novità, bisogna vedere da che città state chiamando, perché per quanto riguarda Cosenza siamo fermi al 2019. Voglio ricordarvi che il contributo fitto casa bisogna ogni anno comunque riproporre la domanda. Diciamo che nel corso degli anni si è sempre più assottigliata. Ricordiamo che sono fondi pubblici che vengono erogati tramite il comune di residenza, quindi dalla regione vanno ai comuni di residenza, ai comuni che entro maggio di ogni anno mandano alla Regione Calabria il fabbisogno fitto casa dei propri cittadini. La mancanza di questo adempimento amministrativo, per quell'anno di competenza il comune rimane fuori. Per cui del 2017 alla Sembrerebbe capirsi. telespettatrice, molto probabilmente per quell'anno il comune vostro la domanda non l'ha fatta o l'ha fatta in ritardo. Istanza di Per accesso agli atti, come istanza, sempre. sì, di accesso agli atti, che è praticamente un modellino che potete fare direttamente al comune di residenza, e chiedete la vostra domanda di contributo fitto casa per l'anno 2017, a che punto è, chi è responsabile, c'è comunque le voci, vi fate aiutare dall'addetto Certo. naturalmente dell'ufficio relazioni con il pubblico. 2017 molto probabilmente il comune la domanda non l'ha Quindi fatta. con un'istanza di accesso agli atti si... Sapete Ecco. esattamente la vostra posizione rispetto al contributo fitto casa. Che Quindi se è stata fatta la è domanda, stata se si... fatta, come mai non viene erogata, che punto è, eccetera, eccetera, il comune vi deve rispondere. Certo, e devono rispondere con l'istanza di accesso agli atti, Anche hanno... perché non sono soldi del comune, sono soldi pubblici dello Stato centrale che dalle regioni, le regioni smiste ai comuni. Però ci sono questi adempimenti amministrativi che l'ente comunale deve compiere, altrimenti i soldi non ce ne sono. Certo, e quando diciamo il cittadino se va allo sportello magari trova l'impiegato che non è, insomma, non Rientra può... Ecco. sempre nelle politiche sociali, per cui invito sempre i sindaci di tutte le città, comunque calabresi, che l'assessorato alle politiche sociali, il welfare, è l'assessorato più importante, perché vi parlo, perché noi riceviamo molte chiamate, le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, che per dignità, diciamo, sono quelle più nascoste, sono problemi sociali che rischiano proprio l'esplosione.
È chiaro. Quindi... Perché per 50.000 motivi sono nascosti al reddito di cittadinanza, ci sono tragedie inenarrabili in molti nuclei familiari, per cui veramente bisogna che si sia con le risorse pubbliche, vanno date, investire nelle politiche sociali è investimento che fa bene, non è una perdita di soldi, infatti. Perché si evitano problemi peggiori, maggiori e malessere sociale. Quindi se, tornando al contributo fitto casa, se uno vuole sapere a che punto è... Istanza di accesso agli atti presso il comune di residenza, il comune è obbligato a rispondere e sapete se hanno fatto la domanda, se i soldi ci sono, che fine hanno fatto, però purtroppo questo è. Allora, intanto parliamo dei bonus per i genitori che hanno i figli disabili, perché oggi affrontiamo un po' gli argomenti relativi ai bonus. Praticamente, sì, questo è un bonus per coloro che hanno i figli disabili a casa, immediatamente usufruibile tramite patronato, perfetto, che lo paga l'INPS, ed esattamente vengono dati praticamente 150 euro per chi ha i figli disabili, 150 euro al mese, e poi purtroppo se uno ha due figli 300 euro al mese, e sono soldi che vengono dati immediatamente fruibili, come si fa? Patronato, INPS, e vengono erogati. E naturalmente chi assiste le persone, qui stiamo parlando dei figli disabili, chi assiste invece le persone anziane, i cosiddetti caregiver, ci sono anche lì immediatamente spendibili coloro che hanno un ISE inferiore a 3.000 euro, hanno un bonus di 6.000 euro, mentre invece coloro che hanno un reddito ISE fino a 40.000 euro sono 1.050 euro. Una e queste tanto, sono, sì, e sono immediatamente usufruibili, per cui patronato, INPS, erogazione. Siccome sono dei bonus spendibili subito, chi è nella situazione, ecco, ne approfitti. Certo, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto, prego. Dunque, nel settore dei prestatori lavoro domestico, sì, una collaboratrice generica polifunzionale, una donna, allo stato attuale, cioè ad oggi, secondo le modifiche della pensioni per quanto riguarda l'opzione donna, sì, quale età, a che età può andare, con quale contributi, quanti anni di contributi? Guardate, per quelli che sono praticamente dipendenti privati. Sì, dipendenti per sì, perché sì, in effetti dipendente privato, dipendente sì, privato. Sì, sì, sì. E qui praticamente per accedere alla pensione di vecchiaia, sia ordinaria, requisiti di pensione di vecchiaia ordinaria. Mm-hmm. Vero? È così? Sì, sì. E quindi questo qua, dunque, 67 anni con almeno 20 anni di contributi per la generalità dei lavoratori, 66 e 7 mesi per gli addetti a mansioni gravose, 5 anni di contributi a patto di aver compiuti 71 anni di età per chi è interamente nel regime contributivo. Anche qua il problema che abbiamo affrontato all'inizio della trasmissione, coloro che non raggiungono il sistema contributivo e quindi che sia almeno aver maturato 1,5 volte l'assegno sociale e quindi le famose 642 euro mensili, deve aspettare i 71 anni, 70, perché quello è sempre il requisito. Voglio però specificare che, come per tutti quanti, tranne che per i dipendenti pubblici, perché lì vige un automatismo, che la storia contributiva di coloro che invece, come nel caso delle colf, devono essere tutti i requisiti, se può accedere la colf a delle premialità che possono essere una sorta di rita sarebbe praticamente quello che è l'opzione donna per il pubblico, lo fanno rita per quanto riguarda il privato.
però bisogna andare al patronato perché vedono storia contributiva, qualità e entità dei contributi e andare a vedere se può, certo, col contratto collettivo applicato, se con quello che ha il bagaglio può avere delle fuoriuscite, diciamo, prima. Perfetto, però sempre il patronato, perché da qui si ma perché dare... col patronato, noi non, ovviamente, ma anche perché il patronato col codice fiscale entra e vede esattamente, ma non solo, la signora ha potuto anche lavorare 5 anni presso soggetto che praticamente avrà versato in malo modo e magari non se li trova nella storia contributiva e lì se ne accorgono. Certo, entrano proprio nella banca dati dei contributi che si trovano versati ed è tutto recuperabile. Ecco. Però questo bisogna farlo perché avendo a disposizione i dati come ce li ha l'ente previdenziale, proprio quello che ha l'ente previdenziale, allora lì si può fare, ecco, una disamina, no? Proprio matematica. Perfetto, di quello che a oggi ha maturato, le finestre che a oggi sono maturate, però questo è. Perfetto, perché da qui... Vabbè, dice... ma voglio dire... Sì, prego. Al di là della posizione personale, se noi prendiamo come esempio che i contributi siano stati comunque versati nella perfetto maniera giusta... Sì. Guardate, perfetto, sì, vi ho detto prima che questo lo trovate, quello che io stampo è quello che si trova all'INPS. La pensione di vecchiaia 2021 sono 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la generalità dei lavoratori, lo dice l'INPS. Poi bisogna andare nello specifico. 66 anni e 7 mesi per gli addetti alle mansioni gravose, poi bisogna andare nello specifico. 5 anni di contributi a parte di aver compiuti 71 anni di età per chi rientra interamente nel regime contributivo. E poi, sempre la pensione di vecchiaia 2021, si ci può andare in pensione sempre che si abbia una maturazione di rateo pensionistico che sia equivalente a 1,5 volte la pensione sociale, quindi 642. Quindi questi sono sui siti ufficiali dell'INPS. È ovvio che se uno vuole avere esattamente la propria posizione, patronato, questo perché dico patronato, perché è difficile, certo, accedere all'URP INPS, quindi andare a parlare con una persona fisica, al patronato, col codice fiscale, vita, morte e miracoli praticamente della persona e in modo matematico, a seconda dell'entità e qualità del contratto collettivo applicato, dei versamenti contributivi versati, sanno dire esattamente quello che è. Perfetto. In linea generale, questi sono dati estratti dal sito dell'INPS e questo, anche l'INPS dice praticamente... per la generalità dei lavoratori, per cui dà un modello cornice, poi ognuno ha la sua posizione, certo, soprattutto, ripeto, nel privato, perché nel pubblico è un discorso diverso perché è un automatismo di legge, quindi perfetto, stiamo parlando non di pubblico ma di privato. Certo, certo, quindi insomma, ogni naturalmente posizione con è una cosa tutte a sé, le variabili che ci possono è una essere. Cosa a sé. Quindi in linea generale la risposta da qui si può dare nello specifico. Sì, sì, ma possiamo... lo dice anche l'INPS. Certo. Quindi in linea generale. Comunque certo, io le riferisco quella che mi ha detto sì, la interessata, Mocan. Sì. L'interessata ha detto che sarebbe potuto andare in pensione con 35 anni di contributi, sì, va bene, e 57-58 anni di età. Vabbè, probabilmente l'avranno fatto qualche no, calcolo. No, quindi... può darsi che avrebbe avuto accesso a qualche, come abbiamo detto prima, cioè se ne va in pensione prima e naturalmente con minore pensione perché se ne va in pensione con più anni. Certo. Ci sono state delle opzioni che si poteva aderire, penso che ce ne saranno, come l'APE, certo, quindi uno se ne va, va prima in pensione
e un qualcosa lo tolgono, certo, naturalmente, però comunque sono tutte quante opzioni. Certo, la ringrazio per aver telefonato, io volevo affrontare, siamo quasi in chiusura, ma no, ancora abbiamo un po' di tempo per parlarne, del reddito di libertà, come sta andando, avvocato? Il reddito di libertà, quindi, in alcune città, sto parlando sempre del territorio nostro calabrese, sono già stati attivati gli uffici. Voglio ricordare questa attivazione, reddito di libertà, 400 euro mensili per 12 mesi alle donne che hanno subito violenza, lo status di donna che ha subito violenza è, fra virgolette, certificato dai centri antiviolenza a cui le donne naturalmente si rivolgono perché per avere aiuto sia dal punto di vista psicologico, medico, legale e quant'altro, e la domanda si presenta presso il comune dove è la vittima. Quindi, diciamo che c'è stata da questi primi giorni, insomma, prime settimane, c'è stata una richiesta importante, no? Richiesta importante, ma perché, torno a ripetere, questo contributo di 400 euro per 12 mesi immediatamente erogabili prescinde da qualsiasi reddito, certo, del nucleo familiare o personale, prescinde. Viene dato per il momento, diciamo, perché molto particolare, di violenza, chiaramente. Sì, certo, quindi è importante, quindi questo significa che ci sono purtroppo molte donne che vivono questa soggezione economica, no? Perché magari non avendo altra possibilità, perché se il coniuge da cui hanno, o il nucleo familiare, certo, da cui hanno ricevuto violenza, il nucleo familiare ha un reddito che non consentirebbe nessuna provvidenza, certo, no, sociale, questo prescinde. Perfetto. Per cui ed è immediatamente spendibile. Torneremo spendibile a parlarne, e usufruibile. Certo, torneremo a parlarne perché è una misura molto, molto importante. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Dalla provincia di Reggio Calabria. Benvenuto intanto. Grazie, prego. Altrettanto anche a lei. E complimenti della trasmissione. Grazie. Allora, volevo parlare con l'avvocato. Sì. Perché io sono pensionato. Sì. Prego. Allora, io ho la vecchiaia, già la pensione vecchiaia, e ho anche invalido civile. Perfetto. Sì. Volevo sapere dall'avvocato se l'invalido civile fa reddito oppure non fa reddito. No, no, l'invalidità non fa reddito. L'invalidità non fa reddito, è vero, avvocato? Esatto. Va bene. Sì, quindi perché non mi hanno dato la 14ª, perché hanno detto che prendo, che io assommando tutti e due arrivo, ma supero dove il reddito. Ma non è possibile, perché è giusto che io ho visto la trasmissione, dico gli telefono all'avvocato, voglio sapere sicuro se. Perfetto, sì. Bisogna, guardate, dovete andare a vedere, perché se vi è aumentato qualche cosa, magari anche per un euro vi ho aumentato qualche cosa, entrate in uno scaglione che vi fa perdere la 14ª, perché lì va a reddito. Bisogna andare a vedere la griglia entro la quale voi eravate tipo l'anno scorso, perché vi ripeto, se la soglia è 9.000 euro l'anno e praticamente voi arrivate nel 2021, vi sto facendo un esempio molto semplice, a 9.002 euro voi perdete dei benefici economici, cioè ci sono delle griglie oltre le quali si perde il beneficio. Quindi, per cui anche in questo caso, col vostro codice fiscale, patronato, e vi sanno dire esattamente il motivo, e ce lo faccia sapere, ovviamente. Certo, perché quello, insomma, non fa reddito, però bisogna. Sì, ci sono delle soglie di reddito, anche se uno sta sotto, ci sono moltissimi che evitano di fare straordinario, perché per 100 euro ne perdono 2.000,
cioè infatti... a fine anno, quindi entrano in scaglioni IRPEF, in scaglioni di tassazione, che praticamente, veramente per 100 euro rischiano di perderne 1.000-1.500. Non ho capito. No, non siete voi. Non è il suo caso, assolutamente. Sto dicendo che dovete andare a un patronato e vi fate spiegare esattamente il perché non avete ricevuto, però ve lo devono dire la soglia di reddito, perché semplice... Non con il cumulo, Perché il cumulo lo avevate anche negli anni precedenti, certo. Quindi non è... Molto probabilmente avete superato di pochissimo la griglia di reddito e non ve l'hanno percepita, se è questa la motivazione, perché no, siete andati in pensione quest'anno... No, ha già chiuso. Cioè ha già chiuso, no, per vabbè. Cui ecco non... Vabbè, niente, allora, patronato sicuramente la... Ma sicuro, sì, perché bisogna fare questa parametrazione. Anche della griglia entro la quale, perché vi ripeto, sforare anche di un euro fa perdere il beneficio. Certo, fa perdere il beneficio ulteriore, naturalmente. Perfetto. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Signore, sono quello di prima, che mi sono dimenticato di dirgli un'altra cosa per il fatto, del tecnico a casa di mia suocera. Sì. Quando è venuto quel signore, no? Si è preso, quando abbiamo detto che c'era un inquilino che se lo doveva prendere, si è preso pure 1.000 euro, lo poteva fare. Si è preso? Cosa non ho capito? Si è preso pure 1.000 euro. Allora, in questo caso, questo è un contratto che dovreste far vedere, credo, perché sì, c'è in alcuni contratti l'esclusiva, eccetera, eccetera, però bisognerebbe vedere che cosa c'è scritto in questo contratto, perché solitamente chi prende, diciamo, alla provvigione... alla vendita. Ecco, infatti generalmente per il contratto questo è questo, perché quindi non cash, è a pagamento. Bisognerebbe vedere. Bisognerebbe vederlo, eh? Sì, perché c'è un'anomalia per quanto ci dice, ci sta dicendo lei, perché generalmente quando si fanno questi contratti poi alla vendita, insomma, si prende la provvigione la gente, ma in questo caso... Perché se è un casolare... In una campagna sperduta che vale 15.000 euro, si piglia di provvigione 600, voi gliene avete già dato 1.000, no, non lo so come, non funzionano così le cose. Allora ecco. Bisognerebbe vedere sicuramente il contratto. Il contratto, quello che c'è scritto che avete firmato, e sì. Poi mai firmare il logo, infatti, un po' più di attenzione. Infatti, soprattutto quando si firmano contratti, quando si affidano incarichi. Incarichi, quindi. E poi quando vi chiedono soldi, un po' più di attenzione, lo ripetiamo sempre. Sì, sempre farsi assistere in questi casi, ci sarà un legale di fiducia, si portano le carte su un'associazione di consumatori. Mai firmare, perché firmate il giorno dopo, il mondo rimane sempre lì, quindi certo. Non vi fate prendere dall'ansia. Bene, noi ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è terminato, ci arrivano altre domande sul nostro WhatsApp, però risponderemo, non abbiamo davvero più tempo. Grazie comunque per l'affetto che ci dimostrate ogni settimana, grazie all'avvocato Pierpaolo Rodighiero, al nostro Luca Achito in regia. Allora l'appuntamento è per giovedì prossimo, arrivederci.